hurrah for the choice of the nation. 14 aprile 1865, Washington. Il presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, viene freddato con un colpo di pistola alla nuca, al grido Sic Semper Tyrannis, durante una rappresentazione teatrale presso il Ford Theatre. L'assassino fu individuato immediatamente in John Wilkes Booth, un noto attore originario della Virginia, confederato deluso dalla sconfitta del Sud durante la guerra civile. Nelle settimane successive, Booth venne individuato e ucciso, mentre diversi altri cospiratori, complici dell'attentato, vennero fermati e impiccati. For the people are everywhere calling for Lincoln and liberty too.